Amici sportivi di Stelle nello Sport, ben ritrovati in appuntamento con il nostro magazine dedicato alle eccellenze dello sport della nostra Liguria. Apriremo con una stella affermata, Filippo Carossino, nel basket in carrozzina, e con un giovane talento, Ilaria Marasso, atleta del CUS Genova. Vi faremo conoscere i protagonisti del triplete del Genova Hockey e vi porteremo soprattutto a toccare con mano i problemi degli impianti delle piscine in tutta la Liguria, sentendo i responsabili di Maker, la rete che raggruppa Piscina Sciorba, Lago Figoia e tanti importanti impianti natatori genovesi. Vi presenteremo la nuova base nautica della Federazione Italiana Vela, prima zona in Genova, in Liguria, e vi porteremo a conoscere, grazie al maestro Andrea Dalla Giovanna, i giovani talenti del Park Tennis Genova. Prima però abbiamo aperto le primarie di Stelle nello Sport. C'è tempo fino a fine febbraio per segnalare alla nostra mail info@stellenellosport.com talenti, giovani e non solo, da inserire nelle graduatorie, e poi dai primi di marzo si partirà con la votazione per eleggere gli sportivi liguri dell'anno 2022, ovvero coloro che saranno celebrati al Galà delle Stelle. E allora non possiamo che aprire proprio con le immagini più belle del nostro ultimo Galà, la notte degli Oscar. Contento di quello che sto facendo, di come mi sto allenando, di come sto lavorando, cercando sempre di migliorare allenamento dopo allenamento per sperare di arrivare nei momenti poi che saranno importanti verso i playoff, verso le eventuali coppe europee, che ancora non sappiamo bene se ci saranno, come saranno gli sviluppi. Siamo arrivati quarti ad exequo con la Germania, purtroppo non avremmo dovuto disputare la finale per il bronzo che non siamo riusciti a giocare, per ancora una volta per le note vicissitudini legate al Covid, troppi casi di positività, e quindi giustamente per la salvaguardia di tutti e la tutela della salute di tutti si è preferito non disputare poi le finali. Però sicuramente abbiamo fatto un ottimo europeo, abbiamo battuto la Spagna che non battevamo da 12 anni, penso. Siamo tornati tra le prime 4 d'Europa. Adesso finito, diciamo, il campionato, inizierà il percorso di avvicinamento ai campionati del mondo, che saranno a Dubai a novembre. E quindi niente, stiamo cercando di lavorare per migliorare, per crescere, per farci trovare poi pronti all'appuntamento con il mondiale, che sicuramente sarà una bella vetrina, e vorremmo sicuramente toglierci tante soddisfazioni come siamo riusciti a fare agli europei di Madrid. Mi sono avvicinata al lancio del martello grazie alla mia ex allenatrice di corsa, che mi ha fatto provare e poi ovviamente mi è piaciuto. Ho iniziato a fare le prime gare, i primi allenamenti, e poi ho deciso di continuare perché mi divertivo molto, mi piaceva, e quindi auspicavo a alti obiettivi. C'è una componente tecnica nel lancio del martello, ma c'è anche tanta preparazione, tanta forza di volontà dietro questi buoni risultati.
Sì, esatto, soprattutto forza di volontà, direi che è un mix tra gli allenamenti ma anche molti sacrifici nella mia vita quotidiana, però ovviamente con la forza di volontà vado avanti, faccio tutti gli allenamenti, tutte le gare, quindi comunque penso sempre al futuro, a quello che i miei sacrifici e gli allenamenti porteranno. Come è iniziato questo 2022? Beh, è iniziato benissimo, devo dire, e la prima gara ho fatto subito il personale e adesso sono molto focalizzata sui campionati italiani invernali di lanci e quindi spero di, ovviamente darò il mio meglio e spero in una nuova misura, magari ancora un po' più alta. Quali obiettivi in particolare nell'arco di tutta la stagione, di tutto l'anno ti sei posto? Allora, in questa stagione spero di superare i 55 metri e ovviamente di qualificarmi agli italiani sia di categoria che assoluti e quindi spero di aumentare sempre di più quel numero. Daniele Franza, una grandissima soddisfazione per il Genova Hockey 1980, tre titoli italiani indoor, un triplete fantastico frutto del grande lavoro svolto con i vostri giovani. Eh sì, è proprio così, è quasi inaspettato devo dire questa tripletta e sapevamo che insomma il lavoro di tanti anni doveva portare prima o poi al raggiungimento di un titolo dopo tanti piazzamenti giovanili, ma addirittura 3 in 15 giorni direi che nemmeno nei sogni più incredibili potevamo pensare che di realizzare. E, è avvenuto e quindi ulteriore dimostrazione del bel lavoro svolto e a conferma di quanto abbiamo fatto, ma poi anche come stimolo per continuare ovviamente. Noi siamo organizzati su 3 poli giovanili, su 3 quartieri diversi della città, quello storico da cui siamo nati, che è il quartiere di Quezzi, dove abbiamo il nostro campetto blu, Quezzi Blue Stadium come lo chiamiamo, e poi all'Agaccio, che storicamente è diciamo, la sede dell'hockey ligure e dell'hockey genovese in particolare, dove abbiamo il campo grande, dove giocano le categorie superiori, dove abbiamo un altro polo giovanile, e recentemente su Manin, nei campi di Mura dello Zerbino della BC. Quindi su questi 3 quartieri sviluppiamo il nostro vivaio, maschi e femmine, dall'under 6, quindi dai 5-6 anni fino agli under 14, che poi proseguono con le categorie superiori e con le prime squadre. Quindi siamo organizzati con tante squadre su questi 3 poli e abbiamo quindi numeri importanti e qualità anche che sta salendo in modo importante. Rete Maker è nata a settembre per riunire gestori di impiantistica sportiva, specialmente piscine, per trovare soluzioni comuni per uscire dalla crisi pandemica, da lockdown che hanno devastato i conti economici e le finanze delle piscine. Riunisce 16 impianti sportivi, Liguria, Lombardia, Basso Piemonte, ci stiamo allargando, ma il problema che stiamo attraversando adesso, un problema strutturale, quello del caro bollette, è veramente insostenibile per i gestori. Stiamo provando a trovare soluzioni comuni che possano aiutarci a condividere questo stato di crisi, ma veramente c'è bisogno di un intervento importante da parte delle istituzioni. Le istituzioni non sono comunque rimaste indifferenti in quest'ultimo periodo, soprattutto quelle locali. Sì, il Comune di Genova è intervenuto con un sostanzioso aiuto per i gestori di impianti pubblici. La Regione si è presa l'impegno di sollecitare le istituzioni centrali, il governo, per trovare soluzioni rapide, ma soprattutto sostanziose, che possano supportare questo stato di crisi. La Regione ha a disposizione degli strumenti, dei fondi strutturali che servono per rigenerare, per sanare delle situazioni e quindi andare a intervenire strutturalmente sugli impianti sportivi, che tante volte sono vecchi e tante volte hanno bisogno di interventi straordinari che le società sportive non possono supportare, e quindi auspichiamo che la Regione continui in questo processo di aiuto alle società sportive per mantenere gli impianti sportivi. C'è grandissima soddisfazione per questo evento tradizionale organizzato dallo Yacht Club Italiano con la collaborazione del Comitato Circoli Velici Genovesi, che raggruppa 10 circoli velici di Genova. E soprattutto c'è la possibilità di mettere in evidenza la nostra base nautica,
che abbiamo ottenuto grazie al Comune di Genova, alla Federazione Italiana Vela. Come vedete il padiglione Jean Nouvel, che è la base perfetta per le nostre uscite in mare, per ricoverare le nostre attrezzature, gommoni, barche e soprattutto per accogliere anche delegazioni di altre regioni che in occasione di questi eventi di carattere nazionale accorrono numerose. Quindi è il modo giusto per valorizzare il waterfront, quello che sarà il futuro waterfront, una zona estremamente viva, sportiva e aperta alla città. Chiunque può venire qui a trovarci e se vuole iniziare a fare attività velica, adulti, bambini, è uno sport per tutte le età e per tutte le tasche. Abbiamo un bacino di utenza di bimbi abbastanza ampio, nel senso che abbiamo una scuola tennis con più di 200 bimbi che vanno da ovviamente dal micro e mini tennis arrivando fino al settore agonistico, che è quello del quale ci occupiamo noi. E ovviamente le squadre cominciano dall'under 10, nel quale il park schiererà una squadra sia maschile che femminile, fino ad arrivare a under 12, 14, 16, dove competeranno anche più di una squadra per under. E abbiamo squadre ambiziose, l'anno scorso ci siamo qualificati con una squadra under 12 e una squadra under 16 maschile a fase di macro area, dove purtroppo siamo stati sconfitti, però comunque abbiamo raggiunto un bellissimo risultato, e quest'anno ritenteremo sicuramente tutti questi risultati, cercando di formare sempre di più i nostri ragazzi e tenerli attaccati alla maglia soprattutto per il futuro. Il modo migliore per continuare a essere un'eccellenza nel vivaio, ricordiamo che in Serie 1 maschile, per esempio, il park che quest'anno ha potuto contare poco sui suoi gioielli ha due vivai come Maghera e Musetti, insomma tanta roba. Diciamo che se nel futuro dovessero succedere anche che solo uno che arrivi nei prossimi 2-3 anni al loro livello, non una firma, tutte le firme di questo pianeta. Però no, scherzi a parte, sicuramente l'ambizione è quella, ci si prova, anche avendo vissuto all'interno del circolo proprio ragazzi come loro che hanno fatto questo percorso, si prova ad imitarli, anche se non è mai facile, richiede tanti sacrifici e tanta passione. E chiudiamo con la vela, e a proposito di vela, insomma, il conto alla rovescia per lo straordinario evento The Ocean Race è iniziato. Genova sarà capitale mondiale della vela sempre di più con l'arrivo della più straordinaria regata intorno al mondo. Sarà un anno, il 2022, importante di eventi preparatori per quello che sarà questo straordinario evento. Lo seguiremo come sempre con grande attenzione su tutti i nostri canali, i social di Stelle nello Sport, il nostro quotidiano online liguriasport.com, ma anche i nostri due siti specializzati stellenellosport.com e sportabilityliguria.it, per essere sempre aggiornati su tutto il nostro progetto e tutti gli eventi sportivi in Liguria. Buona settimana a tutti.